Buongiorno carissimi amici di Realtin TV, abbiamo il piacere oggi di ospitare Roberto Barbolini. Benvenuto Roberto. Grazie, lieto di essere qui, qui e in ogni dove. Assolutamente. E è qui per presentarci questo libro, Il detective difettoso, ritorno al futuro per il romanzo poliziesco, per Biblioteca Edizioni. E passo la linea alla nostra splendida Giusy, come sempre. Buongiorno Giusy. Grazie direttore, sempre gentilissimo. Roberto, benvenuto, è un piacere averti qui con noi, il barbo, cioè tu sei detto anche il barbo. Eh sì, perché a bocco, il barbo è un pesce, quindi... Difatti una delle cose che mi piace, così entriamo subito in argomento, nel romanzo poliziesco, io ad esempio sono... contrario alla famosa sfida al letto, cioè al lettore che gareggia, cioè nel vecchio giallo classico, per la soluzione. A me, io a bocca, a me piace essere ingannato fino alla fine. Meraviglioso, però fammi dire qualcosa di te, anche se i nostri amici ti conoscono, però io voglio dirlo, insomma Roberto è uno scrittore, un giornalista, critico letterario e teatrale, drammaturgo, ha lavorato al Giornale di Indro Montanelli, è stato redattore e critico teatrale di Panorama, si è occupato di gialli, di poesia erotica e ha pubblicato numerosi saggi e raccolte di racconti. È un vero esperto del genere, però oggi parliamo di questo nuovo saggio, il direttore lo ha già nominato, ma io lo faccio vedere e lo ripeto, Il detective difettoso, ritorno al futuro per il romanzo poliziesco. Biblioteca Edizioni. Roberto, un saggio originale, intrigante, colto, raffinato, pieno di dettagli, devo dire anche illuminante, perché insomma tu sei un esperto e tante cose anche leggendo, devo dire, le ho apprese con molto interesse. È una lettura che mi è piaciuta, ti dà delle nozioni importanti e ci racconta proprio di tutto questo mondo. C'è anche una prefazione molto corposa. Ecco, da lì vorrei partire. Da dove nasce l'idea di scrivere ancora di questo genere e da dove nasce tutto, parlando del genere invece, perché tu fai una bella carrellata anche di anni, di stili, di tecniche, di autori, insomma si spazia molto. Beh, adesso per ora focalizzando sulla prefazione, che è scritta con il senno di poi, ma il senno in realtà dimostro di averlo perduto tanti anni fa su una spiaggia romagnola, no, perché narro un episodio così del vecchio Festival del Giallo di Cattolica di parecchi anni fa, lo so, sono giovanissimo eppure con i calzoncini corti, no? Parlo di un incontro sul bagnasciuga fra James Ellroy e Stuart Kaminsky. Ellroy, il re dei duri, diciamo, delle ultime generazioni, idealmente si rifà a quella linea dell'hard boiled che parte dai pulp magazine degli anni 20 e 30 e quindi poi da Dashiell Hammett e da Raymond Chandler e arriva fino a oggi. E l'altro invece è Stuart Kaminsky, che col suo disincantato e ironico detective Toby Peters, che era un detective che indaga fra le star della New York anni 40, faceva già appunto alla fine degli anni 80 una garbata e parodia consacrante del genere, perché ci sono vari modi di parodiare, c'è una parodia sarcastica che è una presa in giro feroce, c'è una parodia che è un modo di risognare un mondo che è già un pochino retro, un pochino perduto e di riviverlo con le armi dell'ironia. Ad esempio, certi film di Woody Allen sono dei tributi, no, di questo genere, e lui aveva questo già per mettere in scena. Lì poi racconto anche alcuni così episodi, aneddoti insomma personali, ma per mettere in scena già quella che è stata un'evoluzione
un'evoluzione del genere e della sua figura capitale, cioè quella del detective. Ecco, com'è cambiata, Roberto, questa figura negli anni? Perché poi un genere che ha avuto anche un grande successo e continua ad averlo. Certo, e qui appunto arriviamo anche al dunque e alla giustificazione magari di un titolo un po' che può sembrare bizzarro, no? Difettoso, perché i detective classici, voi li avete ben presenti, alla Conan Doyle, Sherlock Holmes, oppure Hillary Queen o il Poirot di Agatha Christie, magari hanno dei tic, anche lì l'autore si distanzia un po' ironicamente, pensate i baffetti impomatati di Poirot o i tic comportamentali di Sherlock Holmes, che suona il violino quando è triste o peggio ancora si fa di coca quando, no, la famosa soluzione 7%, cioè hanno, però nel complesso quando agiscono come detective sono dei detective olimpici, cioè dei campioni del ragionamento deduttivo che vanno dall'A alla Z. Per loro il, diciamo, il delitto, il cadavere non è un essere umano che sanguina, che eccetera, ma è un problema da risolvere, e loro alla fine lo risolvono. E poi invece c'è quello che lo stesso Raymond Chandler nel saggio La semplice arte sul delitto diceva a proposito del suo maestro Dashiell Hammett, che aveva restituito il delitto a chi lo commette per ragioni concrete, cioè lo ha rigettato nel magma di una società violenta, no? Hammett è stato un po' il capofila di questa tendenza. Solo che questa irruzione nel mondo, tra virgolette, reale, perché poi è sempre ovviamente una costruzione letteraria, ha portato a una progressiva modificazione anche della figura del detective. E quindi anche il detective non è più così un geniale dilettante, no? Che se ne sta nel suo studio e poi via. Pensate a Nero Wolfe, che rimanda in giro Archie Goode, ma lui se ne sta, addirittura non esce dal suo studio e risolve i casi facendo venire lì i sospettati e poi... E invece il detective dell'hard boiled, insomma, è un detective che va per le strade, piglia botte in testa, beve whisky, anche l'aspetto sessuale, erotico, assume un'importanza diversa nel genere, fino al punto poi che addirittura a forza, quindi è un detective con dei difetti, è un detective non più perfetto, diciamo, non più impeccabile, e quindi è un detective, quindi passiamo dal detective sublime, diciamo, no, al detective difettoso. Solo che questa idea della difettosità dell'investigatore poi in anni recenti, parlo degli ultimi, progressivamente negli ultimi 20 anni, ma sempre di più man mano che ci si avvicina ai giorni nostri, è anche diventata, anche coinciso con la caratterizzazione di detective che hanno proprio dei difetti o fisici o caratteriali. Se passiamo per un attimo dai polizieschi iscritti alle serie TV, non so, pensate al detective Monk, che così soffre di, ha dei tic particolarissimi, insomma, dopo la perdita della moglie è andato un po' fuori di testa. Insomma, dal detective sublime si passa a un detective con delle magagne, anche fisiche. Anche fisiche. Poi ne parliamo, ma ecco. Certamente, ecco, ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Adesso c'è anche una tendenza a, diciamo, far diventare protagonisti anche personaggi che fanno un'altra professione, non so, di tutt'altro genere, quindi non più per forza il commissario, non più per forza, ma anche altri personaggi che fanno, per esempio, tutt'altro lavoro. Sì, beh, questa era una caratteristica che già troviamo anche nel giallo classico, perché pensate alla Miss Marple di Agatha Christie, di professione fa la vecchietta
in un villaggio di St. Mary Mead, inglese, una tranquilla vecchietta che passa la vita sferruzzando e chiacchierando con le amiche o andando in parrocchia. Quindi voglio dire, il detective non ufficiale, cioè non di Stato, anzi in genere il detective di Stato fa già dai tempi di Sherlock Holmes, il famoso Lestrade, il poliziotto, fa sempre la figura del pirla, per usare un termine elegante, in buon francese, viene sempre un po'... Poi c'è stata effettivamente una fase anche molto legata a serie, no? Pensiamo a Colombo, no? a serie televisive, eccetera, dove il detective ufficiale, il poliziotto, era diventato l'eroe buono, insomma il solutore di enigmi, cioè la figura del detective ufficiale di Stato, diciamo, e quella del geniale dilettante si erano un po' fuse. Beh, adesso però in effetti c'è stata, come dire, un'inflazione, quasi una deflagrazione e una moltiplicazione di figure, poi con tutti i tipi di... Ma questo fa più in generale parte di quella esondazione del poliziesco per cui addirittura, che a mio giudizio certe volte rischia anche di essere negativa per il genere, perché il poliziesco è stato a lungo, quando io ho cominciato a occuparmene con la passione del lettore ragazzino, era ancora un genere così inviso ai pedagoghi, no? sembrava di fare, sì, di commettere una marachella, comunque sicuramente cattiva letteratura, e anche che metteva strane idee in testa. Ma d'altra parte l'avevano detto di Salgari, l'avevano detto di Tex Willer, dei fumetti, e tutto, come sempre tutte le cose piacevoli vengono castigate dalla pedagogia. Sempre. No? Sempre. È un classico della vita, no? Su tutti. Poi adesso invece c'è di essere un thriller o trovi reclamizzati dei romanzi che magari c'entrano pochissimo col genere della detective story, un delicato thriller dei sentimenti, un noir filosofico, cioè è diventata la cosa per reclamizzare anche altri generi di letteratura, dove poi magari vai a leggere c'è ben poco, ma si sono in qualche modo, in qualche misura appropriati del quello che una volta metteva in sospetto, cioè che brutta cosa, un giallo, un poliziesco, adesso è un vanto, a volte esibito, anche quando non ce ne sarebbe motivo, insomma. Ecco, ma questo genere oggi, Roberto, può riservare ancora delle sorprese o no? Nel senso, è vivo più che mai? Qual è la strada da seguire, se c'è? Allora, se sapessi, cioè, secondo te, il vecchio ha detto fammi indovino e ti farò ricco, ma se uno indovino si arricchisce, vuol dire avere la bacchetta magica, è difficile. Sicuramente è un rischio di inflazione, come in economia l'inflazione non è mai un buon senso, cioè la salute di un genere, cioè che sia diffuso, che sia, adesso forse siamo quasi al rischio, appunto, poi di uno sgonfiamento, insomma di una, ma io penso, allora andiamo alla fonte di tutto quanto. Sia gli etologi che i filosofi, sia un grande autore non di romanzi polizieschi ma di letteratura horror come Lovecraft, insomma, concordano sul fatto che l'emozione più antica e più forte dell'essere umano è la paura. Dalla paura nascono le storie, perché si dice che in fondo le prime narrazioni siano state quelle dei cacciatori davanti a un fuoco, le famose balle poi che raccontano che vantavano le proprie prese di caccia, ma anche come cacciatori primitivi, come forma di distensione
dopo i rischi, le paure, perché l'uomo è un predatore che rischiava continuamente di essere preda, perché doveva cacciare delle prede a volte più grosse e più feroci di lui. E allora, finché la paura riveste questa specie di meccanismo che poi accende tante altre cose, compresa la risata. Risata è proprio considerata una forma di distensione dopo un momento di e difatti in tante situazioni, per sdrammatizzare, quando c'è una situazione un po' tesa, c'è quello che magari fa la battuta di alleggerimento, no? Di cose, e quindi io penso che, essendo la paura questa cosa da cui l'uomo, voglio dire, un sentimento terribile e anche necessario, però, perché è quello che ha aiutato l'essere umano a districarsi nella giungla complicata della sua evoluzione e del suo progresso. Penso che un tipo di letteratura che metta in gioco queste sensazioni forti esisterà. Poi che abbia strettamente i connotati del poliziesco come lo conosciamo adesso, bisogna vedere, ci sono tanti generi e tante forme della letteratura che hanno avuto un destino glorioso per secoli. Pensate al poema epico cavalleresco, e poi a un certo punto, storicamente, le forme, come tutto, hanno un'evoluzione, poi si spengono o si modificano. Poi, se pensiamo, lasciamo perdere se sia scritto in prosa o in poesia o cosa, ma prendete un detective come il Philip Marlowe di Raymond Chandler, è in fondo una versione del cavaliere errante, però travasata nella giungla metropolitana dell'America dagli anni 30 e 40 in poi, e su quel modello ne troviamo poi infiniti che arrivano fino ad oggi. Ecco Roberto, a parte tanti nomi che ovviamente si leggono e che potremmo fare, vorrei citare Edgar Allan Poe, perché insomma, quello, non si può non citare. Quello è il maestro, il capostipite. Infatti, quando parlavo della paura, pensavo proprio a lui. Ed è curioso, perché in fondo è alla base, a parte che storicamente le sue storie poliziesche con protagonista il Cavalier Dupin sono storicamente i precedenti di tutta la successiva, poi è venuto Gaboriau e poi dopo Conan Doyle, eccetera, ma di tutta la letteratura che oggi appunto chiamiamo poliziesca. Ma poi la cosa curiosa che lo rende veramente centrale, focale, è che è stato un precursore di entrambi i filoni del poliziesco, cioè sia quello razionale. Voi sapete che lui aveva la passione dell'enigmistica, proprio a volte sfidava i lettori dei giornali su cui scriveva a risolvere enigmi, e quindi il giallo classico o a enigma, dove... E però è anche, se pensate ai delitti della Rue Morgue, cioè che è il racconto capostipite delle sue storie poliziesche, dove risulta che alla fine il colpevole dei delitti non è un essere umano, ma è un orango, qui apre la strada, siamo già a King Kong, cioè apre la strada alla grande bestia, quindi alla violenza anomica, non razionalizzabile, non a chi uccide, e quindi a tutto il filone dell'hard boiled, del noir, delle cose. E quindi lui sta lì come una pietra miliare, col suo corvo appollaiato la spalla, che dice nevermore, nevermore, mai più, mai più. Meraviglioso, davvero, poi era veramente avanti, nel senso è stato veramente poi un precursore totale, infatti, di quello. Sì, poi ecco, ha avuto anche, bisogna dire, perché lui all'epoca in fondo era uno scrittore,
rispetto all'Europa che era centrale, l'Europa del romanticismo, dell'Europa, era uno che viveva in quella che allora era ancora una periferia culturale, l'America, gli Stati Uniti, era una provincia rispetto alla Francia. Ebbe anche la fortuna di avere un grandissimo traghettatore, tale Baudelaire, che lo tradusse. Quindi, ecco, non è stata una cosa da poco, ecco, diciamo. Esatto, e quindi entra poi in gioco il modo in cui la letteratura, ecco, è anche un modo, ecco, forse il poliziesco è un modo anche per accorgersi come, cioè per uscire da certe visioni localistiche, a volte si dice il giallo svedese, il giallo, però a volte i tramandi letterari fondamentali avvengono trasversalmente per gente di nazioni diverse che però si appassiona e trova uno spirito fratello lontano da sé, però diventano dei traghettatori, perché non è detto che il destino di Poe sarebbe stato lo stesso se una figura di quattro in Europa non lo avesse. Beh, ad esempio, questo vale anche per i traduttori, cioè un grande traduttore può essere uno che, e quindi esempio uno scrittore che traduce un altro scrittore e lo fa conoscere in un. Quindi poi entrano in gioco tanti aspetti della letteratura tout court, insomma in generale, sì, che non è detto che riguardi solo il poliziesco. Però anche potenza, della sua bellezza, ecco, poi noi lo vogliamo ricordare sempre, Roberto, si legge poco e invece vogliamo invogliare a farlo, no? E questo anche ci riporta un po' quello di cui stiamo parlando, la bellezza, la potenza di quello che può essere la letteratura, l'arte, è tutto un po' quello che poi si scatena, come dire, facendo queste letture. Roberto, è stato un grande piacere averti qui con noi, io sono veramente felice di averti ascoltato, noi abbiamo dato, come dire, un piccolo assaggio di quello che c'è in questo libro, perché veramente è un bellissimo viaggio, perché è un saggio ma è molto intrigante, quindi non è una lettura, ecco, statica, è una lettura molto dinamica, molto intrigante, si parla del ruolo della morte, del ruolo della camera chiusa, ci sono tantissimi nomi chiaramente che non abbiamo fatto, gli stili. Anche, ci sono anche i cognomi. Cosa? Certo, assolutamente sì, i vari, appunto, istituzioni del poliziesco, i vari stili, la commistione, quindi davvero è una lettura che consiglio vivamente e ti faccio i complimenti e ti chiedo se stai già, come dire, lavorando a qualcosa di cui ci vuoi dare anticipazioni. Ma dovrei, posso anche qui fare nomi e cognomi. Dovrei uscire a fine novembre dalla nave di Teseo con una raccolta di racconti che si chiama Il rasoio di Beckham. Voi sapete, c'è il rasoio di Occam e io ho fatto il rasoio. E qui c'è il tuo lato ironico e la comicità che a me piace tantissimo, che poi sta benissimo anche in questo genere, perché dà un tocco in più, no? Grazie allora a voi e niente, alla prossima. Assolutamente sì, noi ti invitiamo, sei il benvenuto, ti ringraziamo per averci anche regalato queste anticipazioni, però intanto consigliamo a tutti gli amici a casa l'acquisto e la lettura di Il detective difettoso, Ritorno al futuro, per il romanzo poliziesco. Te lo consiglio anch'io. Biblioteca Edizioni, Ferrio Team TV, Roberto Barbolini, detto Il Barbo. Alla prossima, Roberto, è stato un piacere. Ciao Barbo. Grazie, arrivederci.